C'è Franz in regia e purtroppo per voi ci sono anch'io. Buongiorno Siena, inizia così il saluto a tutti. Si parte con una nuova trasmissione, la puntata del giovedì 4 aprile. Oggi è giunta la 16ª edizione, la giornata nazionale delle persone con lesione al midollo spinale, che rappresenta una delle più drammatiche patologie che possono colpire l'uomo per le gravi disabilità che ne conseguono, per la drastica repentinità con cui si manifesta l'evento lesivo e per l'impatto sull'equilibrio economico e sociale. Dalla riflessione che facciamo ogni giorno, importantissima, quella odierna, dobbiamo dire ai tanti personaggi che hanno compiuto o compiono gli anni oggi, nel senso personaggi famosi che nella storia hanno caratterizzato appunto la loro vita, la loro esistenza con la nascita nella data del 4 aprile. Quindi cominciamo da Caracalla, sì, proprio l'imperatore romano, quello delle terme, insomma c'è anche un ritornello famoso, era nato nel 188. Poi Piero Puricelli, nato nel 1883, ingegnere, ancora Marcello Marchesi, nato nel 1912, scrittore, regista, sceneggiatore, comico, insomma un gran personaggio. Anthony Perkins, nato nel 1932, attore, poi Irene Pivetti, nata nel 1963, giornalista e politica, Marco Giallini, attore, nato nel 1963, Loris Capirossi, il campione di motociclismo, classe 1973, e Serena Autieri, attrice, anche lei compie gli anni oggi, è nata nel 1976. I fatti più importanti della storia: Francis Drake viene nominato baronetto per essere stato il primo inglese a completare la circumnavigazione del mondo, la data quella del 1581. L'evento del 1818, il congresso che adotta la nuova bandiera degli Stati Uniti. Andiamo avanti ancora con 1850, nasce la città di Los Angeles in California. 1877, al Teatro Apollo di Roma, la prima dell'opera lirica Mefistofele di Arrigo Boito, grande successo dopo il clamoroso fiasco precedente a Milano. 1949, 12 nazioni firmano il Patto Atlantico che dà via alla NATO. E poi 1960, l'indipendenza del Senegal. E ancora in questa data, 1975, Bill Gates e Paul Allen fondano la Microsoft. 1984, il presidente degli Stati Uniti, Reagan, lancia un appello perché siano bandite a livello internazionale le armi chimiche. E poi invece per quanto riguarda la data del 2009, l'evento di questo giorno, la Francia torna ad essere un membro della NATO. E per quanto concerne invece gli eventi senesi, ci affidiamo al palio.org, data 4 aprile, anno 1780, una riforma all'università. E quindi si legge appunto quella che è la riforma emessa dal Granduca Pietro Leopoldo con appunto lo studio senese e l'università. Tutte le cattedre vengono concentrate in 3 unità superiori per un totale di 18 insegnamenti: il collegio legale, il collegio filosofico medico e il collegio teologico, previsti anche un maestro di scrittura e uno di disegno. Insomma, un evento particolare, ma c'è anche una storia particolare che ci racconta Maura Martellucci, ascoltate bene. Buongiorno Siena, si parla ancora di palio. In questo 4 aprile, siamo nel 1687, quando a Firenze nasce Giovan Battista Papi, detto Ruglia, o anche Roglia in certe cronache. Non sappiamo quanti pali disputò nella sua carriera, ma sappiamo che vinse il 2 luglio del 1713, ma che soprattutto in quello stesso 1713 fu uno dei protagonisti del famoso palio di agosto, il palio a metà tra Onda e Tartuca. Le cronache sono controverse, ma è stato stabilito che Ruglia corresse col giubbetto della Tartuca, mentre Cappellaro montasse per l'Onda. Che cosa succede? Il fantino dell'Onda, dicono le cronache, fermò il cavallo 4 piedi quasi passato il palco dei signori giudici e un tempo voltò il cavallo indietro e vi fu un poco di sussurio, ma però fu dato il palio all'Onda, cioè la gente un po' sussultò perché si era accorta che probabilmente qualcosa non andasse bene secondo il regolamento che già si stava formando, ma il palio venne dato all'Onda. La Tartuca, arrivata seconda, si appellò proprio al fatto che il cavallo non avesse passato il palco dei giudici e che quindi non avesse concluso la corsa. Il ricorso venne accolto il giorno seguente. L'Onda non voleva restituire il palio. La contesa durò fino a settembre, quando venne deciso di dividere a metà i talleri in premio e a ciascheduna contrada a mezzo il taffettà.
che attorniava il piatto, come oggi quello bianco e nero che sta in cima. Il drappellone certo non poteva essere tagliato e quindi venne deciso di darlo ad una chiesa del terzo di città e venne donato alla chiesa di San Giuseppe, che al tempo però non era oratorio dell'Onda ma sede dei Lignaioli. Giovan Battista Papi, di professione vetturino di posta tra Siena e Firenze, dopo essere stato molto ricoverato all'ospedale di Santa Maria Nuova, morirà proprio a Firenze nel 1719. Le nostre notizie per cominciare: parliamo di Giancarlo De Vasini, il torinese quarto uomo più ricco d'Italia, capace di triplicare il patrimonio di Giolenca. È il torinese che si dedica al mondo della finanza e delle criptovalute, il bolognese tra i più ricchi al mondo. In questo caso appunto ci raccontano personaggi in questa classifica tra i più ricchi, e Giancarlo De Vasini merita, come dire, il posto a ridosso del podio. La storia infinita compie 40 anni. Il colossal tedesco utilizzava effetti speciali oggi molto invecchiati, ma non ha perso il suo fascino, un film che è entrato nell'immaginario collettivo. Parliamo di salute, troveremo alcune notizie interessanti, sicuramente questa, si parla di ictus. La fibrillazione atriale è uno dei principali fattori di rischio, intercettarla può salvare la vita. La fibrillazione atriale aumenta di 4 volte il rischio di ictus, con esito fatale nel 30% dei casi e conseguenze invalidanti per la metà delle persone colpite. Poi il tumore alla prostata, quando l'intervento causa impotenza, incontinenza. Le soluzioni che vengono proposte in questo articolo sulla salute: il tipo di cancro più frequente tra gli uomini, 20.000 pazienti l'anno necessitano dell'intervento per quanto riguarda il tumore alla prostata, che può provocare disfunzione erettile e incontinenza urinaria. Ucraina-Russia, le notizie di oggi, l'aggiornamento con l'attacco russo con i droni a Kharkiv, uccisi 5 civili, fra le vittime anche 3 soccorritori. E poi un'altra notizia sulla salute, se vogliamo sulla sanità pubblica, gli scienziati che dicono crisi grave, a rischio l'assistenza per tutti. Locatelli, servono infermieri e medici. E insomma, c'è un po' di preoccupazione per tutelare la sanità pubblica, la difesa e la valorizzazione degli operatori. Si chiedono maggiori investimenti. L'attentato a Mosca, i russi ignorarono di proposito l'avvertimento degli Stati Uniti, che tra l'altro aveva ipotizzato proprio il teatro come possibile obiettivo 15 giorni prima dell'attacco terroristico nella periferia di Mosca. L'intelligence americana non solo ha avvertito la Russia di un probabile attentato, ma ha anche indicato il luogo dove sarebbe potuto avvenire. Taipei 101, il grattacielo dei record, salvato da una maxisfera al 92esimo piano, tra l'altro maxisfera realizzata in Italia. L'edificio è il simbolo di Taiwan e ha sulla sommità 500 metri di altezza una sorta di maxi pendolo da 600 tonnellate che bilancia le scosse. Così appunto questo è avvenuto in merito alla scossa di terremoto violentissima che c'è stata. La strage di Capaci, 24 maggio 1992, il Corriere della Sera che ripropone le pagine storiche del quotidiano e anche gli eventi che hanno caratterizzato la nostra storia, i fatti e i sospetti, quel legame fra la strage e la crisi della politica, dice Giovanni Bianconi in riferimento appunto a quella data, 24 maggio 1992. Se Trump sarà ancora presidente degli Stati Uniti, all'Europa conviene restare unita. Riflessione di geopolitica mentre noi andiamo avanti e parliamo della mozione di sfiducia a Salvini. Arriva il no delle Camere e appunto con la bocciatura per la mozione di sfiducia presentata contro il vice premier e ministro delle infrastrutture e trasporti, mentre dovrebbe slittare la votazione di quella nei confronti della ministra del turismo Daniela Santanchè. Il terremoto in Giappone, la scossa di 6.0 nella regione di Fukushima, avvertita fino a Tokyo, un terremoto che ancora dunque si fa sentire nel mondo, questa volta magnitudo 6, che ha colpito la regione di Fukushima nel nord-est del Giappone, lo ha riferito l'agenzia meteorologica nipponica. Non è stata emessa alcuna allerta tsunami. Il nuovo leader, Confindustria, l'appello e la strategia di Orsini, ora un progetto di unità, che è il candidato unico alla guida dell'associazione degli imprenditori, le origini emiliane, le aziende di famiglia, la passione per la Formula 1, la lunga scalata Confindustria. E quindi c'è
come dire, la scheda, l'identikit per quanto riguarda Orsini e per quanto riguarda il nuovo leader di Confindustria. Biden indignato per il raid, Gantz che sfida Netanyahu, elezioni anticipate. Tutto questo accade dopo l'uccisione di 7 cooperanti, che non è un caso isolato. Il presidente americano si è molto indignato, come nel titolo, a rischio il molo per gli aiuti. E poi dalla vicenda che riguarda Israele alla giustizia e al piano svuota carceri, detenuti stranieri nei paesi di origine, il governo punta intese con gli stati africani, far scontare la pena nei paesi di origine agli stranieri detenuti in Italia, stringere accordi bilaterali con gli stati africani, questo è l'obiettivo appunto del governo per ridurre il sovraffollamento drammatico nelle carceri italiane. Fitness, fai da te, sui social spopolano, app e lezioni, l'allarme dei medici, più infortuni che benefici. Quindi state attenti, si spende poco o niente, ti alleni quando vuoi, in pochi giorni avrai un fisico atletico, però poi ci sono, come dire, gli sviluppi successivi e soprattutto le controindicazioni, e i medici dicono che tutto questo causa più infortuni che benefici al fisico e alle persone. Ovviamente andiamo avanti, Berrettini che vince ancora nell'APT dell'ATP di Marrakesh, vola ai quarti di finale, ora il derby con Sonego, Matteo Berrettini che batte in 3-7 lo spagnolo Munar e vola appunto ai quarti di finale. Beh, almeno per il tennis andiamo davvero alla grande. Gatti VIP, addio, nonostante i milioni di follower sui social, dalle celebrità degli Aristogatti ai felini nell'era social, primatisti di click, ma poco noti al grande pubblico. E oggi appunto si parla dei gatti e anche di certe personalità che li hanno, come dire, creati, tra virgolette, a propria immagine e somiglianza. Un'altra notizia, quella di Michele, 33 anni, l'ingegnere che ha lasciato l'ufficio per vendere gelati sul lago con il carretto. Ora sono felice, laurea a Milano, lavoro in un grosso studio di ingegneria, ma volevo stare all'aria aperta vicino a casa, a Lecco, e così ha deciso, per stare all'aria aperta e per stare vicino a casa, di mollare tutto, ha preso in gestione una casetta sul lago e quindi si è messo a vendere i gelati. Beh, da ora in avanti probabilmente con il caldo in arrivo avrà successo. E a proposito di caldo, alle ore 8 come al solito ci collegheremo con Meteolamma per sapere se davvero queste avvisaglie di forte primavera, di primavera che fa irruzione nel nostro territorio, sarà confermata. Coppa Italia, la Fiorentina piega l'Atalanta con il gol di Mandragora nella semifinale di andata, decide il gol alla mezz'ora con la Fiorentina che vince l'andata della semifinale di Coppa Italia, la partita giocata ieri sera. Si parla della candidatura di Ilaria Salis che non è in campo, lo dice Elie Schlein, l'incontro con il padre per capire come toglierla dalla situazione in cui si trova, ha detto la segretaria del PD che ha incontrato Roberto Salis per fare il punto sul momento che la maestra italiana sta vivendo in Ungheria. Andiamo ancora avanti, la nuova par condicio che agita le TV, a rischio il duello Meloni-Schlein, i nuovi parametri AGCOM per valutare la visibilità dei politici. E poi Carla Bruni con cosa ha detto a Belve sull'alcolismo e sulla sorella Valeria, che risponde: mi scuso se l'ho ferita, per lei provo solo tenerezza. E quindi un, come dire, confronto a distanza tra le sorelle. L'ex Premier Dame di Francia si è raccontata a Francesca Fagnani tirando in ballo la sorella attrice, e quindi Valeria Bruni Tedeschi si scusa. Poi Edoardo, il 16enne scomparso da colico, è tornato oggi a scuola. La dirigente si è commosso per la calda accoglienza, quindi il ritorno del ragazzo, del 16enne, appunto in classe, con tanta emozione per quello che è stato il suo primo giorno dopo la vicenda appunto che gli è accaduta. Genitori e social media, il pranzo insieme, la scuola senza smartphone, le vacanze in campeggio, 10 consigli per salvare i figli dall'ansia. E quindi un nuovo libro dello psicologo americano che è un po' il capofila dei consigli, diciamo, delle iniziative che riguardano i giovani da ogni tanto sollecitare. La violenza di genere e musica pop, la sociologa Giomi che dice: in molte canzoni passa un'idea tossica di amore. Ce ne siamo anche accorti, quindi fra poco parliamo anche noi di musica, dell'evento musicale di oggi, ma intanto andiamo a leggere un altro paio di notizie. Il ritorno di Belve, il rischio di perdere il graffio, questo è il commento sulla trasmissione TV. E poi la letturina per le ragazze e i ragazzi, racconta i sentimenti, in questo caso il focus cosiddetto sulla letturina in merito al Corriere della Sera e all'inserto dedicato alla cultura.
per arrivare poi a un'altra notizia, gli incentivi sull'auto 2024, bonus fino a 13.500 euro solo se non si vende il veicolo per un anno. Ci sono tante novità e quindi per ottenere il nuovo bonus potete andare a studiare e a confrontarvi con queste notizie per capire, insomma, se è il caso davvero di cambiare la macchina, e ci sono varie possibilità. Sondaggi politici: se si votasse domani i laburisti vincerebbero con una maggioranza schiacciante di 400 seggi su 650. In questo caso appunto si fa riferimento alle possibili elezioni, ai sondaggi politici che riguardano il Regno Unito, che riguardano l'Inghilterra, mentre per noi è il momento di tornare di nuovo a Salvini, mozione di sfiducia bocciata, oggi il voto sul Santanché e Italia Viva sta con il governo, diremo no. Noi intanto diciamo sì a un grande artista, al grandissimo cantautore Francesco De Gregori, a lui è dedicato l'evento musicale del giorno, perché in questa data nel 1951 è nato appunto il cantautore e lo celebriamo in una versione live di Titanic. Ogni giorno vi raccontiamo le notizie, quelle tristi purtroppo, molto più volentieri quelle piacevoli e allegre, ma anche vogliamo sempre sottolineare quali sono gli eventi che meritano la nostra attenzione, la nostra e la vostra attenzione. Quindi segnatevi la data di domani, parliamo di un'iniziativa particolare, curiosa, simpatica, e abbiamo come ospite Alessandro Petri, del direttivo dell'associazione Io Tifo Menzana. Buongiorno. Ciao Alessandro, buongiorno. Buongiorno, allora parliamo dell'evento di domani, uno spettacolo particolare che avete organizzato, raccontiamolo a chi ancora magari non è al corrente. Ma allora, per stare insieme è una serata di festa e di divertimento, e grazie a tre persone super, direi, che sono Antonio Sasso, Marta Marini e Silvia Golini, che hanno ideato questo spettacolo. A noi è piaciuto molto come idea, è molto divertente, è uno spettacolo musicale che parla di Siena, Siena vizi e virtù, la storia siamo noi, è un modo per così raccontarsi e anche prendersi un po' in giro, e quindi è un modo piacevole per parlare di Siena, di basket, della nostra storia, del nostro modo di essere, ma soprattutto di vivere insieme una serata divertente. Domani 19.30 Hotel Garden, quindi l'appuntamento, mentre noi vediamo la locandina dell'evento. La storia siamo noi sembra, come dire, un richiamo a qualche frecciatina che c'è stata anche negli ultimi mesi, che è arrivata da fuori, si continua a rimbangare un po' sul passato. Ne abbiamo parlato anche con Thomas Ress qualche giorno fa in diretta, e quindi insomma c'è qualcuno che ancora non ha digerito i successi di La Menzana. Ma sì, ma io non la butterei su questo piano, direi che è un modo per così ripercorrere alcuni anni, ma ripercorrere la storia di Siena e di farsi anche, guardarsi un po' dentro, ma anche guardare al futuro, per cui è un modo soprattutto per stare insieme, divertirsi e dare una mano a questa Menzana che sta tornando, e quindi sta tornando lentamente, ma in maniera molto entusiasta e molto bella, direi, per cui soprattutto un modo divertente per stare insieme. Ecco, abbiamo provato una provocazione con Alessandro Petri per quello che è il passato, invece per quanto riguarda il presente, al di là di questa iniziativa, al di là del momento sicuramente importante, importantissimo per la Menzana Basket, anche questa collaborazione che è nata con i tifosi del Siena, con l'associazione 1904, anche in questo caso abbiamo fatto qualche intervista, abbiamo detto quello che non è riuscita a fare Siena a livello istituzionale in molti anni, siete riusciti a farle voi appunto a livello di tifoseria, a livello delle due associazioni. Ma guarda, questa forse è una delle cose più belle che sono venute fuori in questa annata strana, perché noi da tanto lavoriamo per dare una mano alla Menzana, e quest'anno stiamo raccogliendo frutti anche in maniera ispirata e inaspettata di un lavoro che viene da lontano. Ci ha fatto molto piacere essere contattati e condividere il nostro percorso, e condividendo proprio le esperienze reciproche con l'associazione 1904 è nata una simpatia e un'unione spontanea, molto bella. Ci siamo scambiati le cose simbolicamente, ma proprio per sottolineare la reciproca amicizia che ci lega, e anche col sentimento
la passione che ci lega entrambi, ma ovviamente anche la simpatia verso le rispettive squadre, no? E quindi è molto bello se Siena e Mezzana possono, se Robur e Mezzana possono condividere anche una rinascita, per cui credo che sia importante questo. La rinascita, perché quando si cade in basso, insomma, bisogna poi sapersi rialzare e saperlo fare bene. Ma sì, è un'esperienza catartica per certi versi, per chi ha toccato i suoi punti, poi sportivamente rifare in basso spesso ti consente di essere più bello, e quindi speriamo che sia davvero così, dai, per noi e per la città. Ecco, torniamo all'evento di domani, quindi un evento musicale, non solo, come dicevi, un evento di condivisione, di convivialità, per stare tutti insieme in allegria. Sì, assolutamente, ringraziamo ovviamente l'Hotel Garden e soprattutto la famiglia Stasi che ci ha concesso lo spazio. Staremo insieme e poi andremo a cena anche, per cui sicuramente sarà una serata molto piacevole, in una settimana particolare, perché poi ovviamente sabato, sì, il giorno dopo c'è il derby, per cui dovrebbe essere una festa di basket per tutta la città, quindi direi che migliore occasione non ci poteva essere da questo punto di vista, proprio per stare insieme in un momento anche della stagione che è bello, perché è intenso, ci sono tanti appuntamenti, e quindi sì, è bello anche assaporarli e viverli insieme. L'ultima domanda per te, la più difficile: come finirà questa stagione per la Mezzana? Ah, sicuramente bene, perché è già andato oltre le più rose aspettative, e quindi direi che questo percorso, indipendentemente poi dal piazzamento finale, è un percorso veramente, veramente bello. Abbiamo citato prima i successi fuori dal campo in questa stagione, ma direi che il campo ha dato una spinta incredibile, perché questa squadra ha superato ogni aspettativa, e credo che bisogna levarsi il cappello davanti a questi ragazzi che hanno buttato davvero il cuore oltre l'ostacolo, facendo vedere di che pasta è fatta la Mezzana attuale. Stiamo commentando in questo periodo ottimi risultati da parte delle squadre sportive senesi, e quindi complimenti a tutti, un saluto a voi dell'associazione Io Tifo Mezzana e buon divertimento per la giornata di domani. Buon divertimento a tutti e buona giornata a tutta Siena. Grazie ad Alessandro Petri. Dunque, questo l'evento che abbiamo presentato e che riguarda appunto il venerdì, quindi la giornata di domani, con lo spettacolo musicale, e non solo, e che coinvolge i tifosi della Mezzana, e che coinvolge però Siena, la Siena sportiva, quella che si vuol divertire. Adesso abbiamo delle notizie, come al solito, le notizie curiose del giorno, ce ne sono, basta saperle scegliere, insomma c'è un po' di tutto per quanto riguarda quello che possiamo andare a commentare. E allora, Andrea Pignataro, chi è il miliardario italiano nella classifica di quelli che stanno bene economicamente, in questo caso il patrimonio, le ville di lusso, i rapporti con Amazon e Microsoft, e quindi viene presentato questo imprenditore così riservato, tanto da creare su di sé un'area di mistero, appunto, un'area di mistero che ancora prosegue nonostante sia in questa classifica dei grandi miliardari. E poi Vanna Marchi e Stefania Nobile, le foto sulla Lamborghini da 240.000 euro, gli affari in Albania, il tesoretto delle televendite, la regina delle televendite e la figlia sono tornate definitivamente libere a fine 2015, e chi pensava che, come dire, avessero una carriera ormai stroncata evidentemente si sbagliava, perché insomma possiedono questa Lamborghini da 240.000 euro, stanno andando in giro per l'Italia dopo gli affari che hanno fatto in Albania, quindi probabilmente ce le ritroveremo ancora in giro per qualche emittente televisiva. Certo che tra le notizie curiose questa merita probabilmente la copertina, una notizia che non riguarda l'Italia ma riguarda la Turchia. Vieni a casa, mio marito non c'è, la moglie lo tradisce, lui lo scopre grazie ai pappagalli. Lo strano caso che arriva appunto dal paese turco: un uomo ha scoperto il tradimento della moglie grazie a una frase ripetuta da due volatili, chiedendo poi di poterli portare in tribunale in veste di testimoni. Comunque il tradimento è stato scoperto. Adesso andiamo invece in una delle regioni d'Italia con le nostre
News, ci spostiamo in Piemonte, il titolo della Sentinella parla di gas alla veglia pasquale, gente giù come birilli, temevamo un attentato, paura in chiesa, 70 finiscono al pronto soccorso, 10 in camera iperbarica, un fatto incredibile quello che è accaduto appunto in riferimento a un fatto di cronaca collegato alla veglia pasquale. Poi le notizie invece che ci portano alle prime pagine dei quotidiani, il Corriere della Sera che riassume tutto quello che è accaduto nelle ultime 24 ore, il titolo è per Salvini, respinta la sfiducia, Schlein vede il padre di Salis, chiude alla candidatura, non è in campo, dice, intanto la Camera boccia la mozione delle opposizioni, oggi il voto su Santanché, par condicio, un caso, le nuove regole, come abbiamo detto un riassunto di quello che è successo, ma ci sono altri titoli, la maggioranza compatta, ministri e Matteo assenti, poi l'appello degli scienziati, sanità pubblica a rischio, le cure per tutti con pochi fondi è una situazione difficile. Invece per quanto riguarda Confindustria, Garrone si ritira, Orsini a un passo dalla presidenza, l'articolo di spalla del Corriere. Si parla anche della crisi a Gaza, l'ira di Biden per i volontari uccisi, civili non tutelati, le accuse a Netanyahu. E poi il sisma di magnitudo 7.4, almeno 9 morti, decine di dispersi. Abbiamo dato la notizia con il lancio di agenzia dell'ANSA proprio ieri mattina in diretta, il mega terremoto a Taiwan con terrore nei palazzi inclinati, noi la ricerca e Israele la scelta di dialogare, l'intervista appunto in questo caso che viene riportata all'interno del quotidiano. E per un'altra notizia, la strage di Mestre, nostra figlia ora ci protegge, questo appunto a pagina 16 del Corriere della Sera. Prima della pubblicità, il titolo di Repubblica, l'apertura dedicata alla sanità, a rischio crack, l'appello di scienziati e premi Nobel. Da Parisi a Locatelli, una raccolta di firme per sostenere il settore pubblico nel 2025, il calo record al 6,2% del PIL. Italia fanalino di coda in Europa, Mantovani di Humanitas dice per i cittadini la priorità sia guarire e non avere l'assicurazione. Letta sull'Unione Europea, il mercato unico è l'antidoto al declino sovranista. Salis candidatura in bilico, la famiglia frena il PD. E poi Netanyahu, la svolta del mea culpa in riferimento a Israele, con Gantz che chiede elezioni anticipate e c'è il nod del Likud. Un altro titolo, Garrone si ritira dalla corsa, strada spianata per Orsini, in questo caso si parla di Confindustria, e Giorgetti fa melina nel DEF, invariati deficit e debito per quanto riguarda i conti pubblici. È il momento di fermarsi, pubblicità. Corriamo veloci a incontrare un altro ospite, altro argomento, altra intervista. Per quanto riguarda la persona che è collegata con noi, salutiamo Monica Casciaro, consigliera comunale di Siena Sostenibile. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutta Radio Siena TV e a tutti i radioascoltatori. E allora parliamo di un'interrogazione che Siena Sostenibile presenta per quanto riguarda il Consiglio Comunale, per quanto riguarda la richiesta di interrogazione sul piano del verde urbano all'amministrazione comunale. Sì, allora Siena Sostenibile si era interessata già da tempo del suo piano del verde urbano, non solo in campagna elettorale, ma anche da prima, quando si parlava del disboscamento che ha interessato la collina che divide il policlinico delle Scotte dal quartiere di San Miniato. Questo perché ci parevano poco adeguate le modalità con cui questo disboscamento veniva effettuato a suo tempo, e a quest'ultimo sarebbero poi seguiti altri interventi con le stesse più o meno modalità. Quando poi a gennaio ci fu l'incontro organizzato da AGI Toscana presso l'Accademia dei Fisiocritici, il sindaco dichiarò espressamente che anche Siena, appunto, si sarebbe dovuta dotare di un piano del verde urbano. Quindi Siena Sostenibile con questa interrogazione chiede appunto all'amministrazione se siano state fatte o comunque se siano in procinto di essere fatte proprio il piano del verde urbano con delle modalità chiare e lineari che portino Siena a dotarsi appunto di mezzi espressi per quanto riguarda appunto il disboscamento e la dotazione di nuove aree verdi, non solo pubbliche ma anche private. Questo perché? Perché il verde urbano non deve essere solo di ornamento, ma bensì deve essere una risorsa imprescindibile per il benessere di tutta la comunità. Perché il verde, parliamoci chiaro, sarebbe ossigeno,
quindi favorisce anche le persone che fanno sport, che fanno attività fisica, e evita colpi di calore, perché appunto le ombreggiature servono a tutti coloro che sono poi alla fine dei pedoni e soprattutto anche nei parcheggi, ecco. E tra l'altro vi state battendo da tempo perché a livello, come dire, di ambiente, secondo voi, secondo Siena Sostenibile, c'è ancora molto da fare in questa città. Sì, c'è tanto da fare perché è una città appunto dove il verde sì c'è, ma non viene, anche la manutenzione viene spesso a mancare. Quindi cosa succede? Anche i parchi, gli stessi parchi per bambini, non sono dotati appunto della vegetazione adatta. Prendiamo adesso anche i lavori che vengono fatti in strada Massetana, con gli sboscamento che c'è stato appunto degli abeti, ma poi verranno ripiantate nuove alberature per il verde più adatte, più consone a quello che è il manto stradale. Ecco, Siena si dovrebbe dotare in tutte le sue piccole cose di vegetazione adatta per quelle che sono le costituzioni cittadine. Tra l'altro, in questa interrogazione andate a chiedere all'amministrazione comunale anche di coinvolgere maggiormente su questo tema la cittadinanza. Sì, esatto, perché anche la cittadinanza è fondamentale. Ricordiamoci che appunto tanti spazi verdi sono riservati ai privati, pensiamo ai giardini, agli orti, e manca proprio la manutenzione anche da parte di quest'ultimi in alcune circostanze, che poi favorisce quella che è diciamo il raggiungimento da parte anche di animali selvatici verso la città, perché più c'è degrado e più che anche questi ultimi ci si avvicinano, creando poi ulteriormente dei danni. Tra l'altro un tema molto dibattuto negli ultimi tempi, dobbiamo dire, una criticità che è esplosa anche a Siena. Sì, decisamente, infatti sono stati avvistati branchi di lupi, per non parlare di caprioli e cinghiali, e i cittadini in merito sono molto preoccupati. Una manutenzione del verde, anche delle aree private oltre che pubbliche, servirebbe anche a appunto diminuire questo avvenimento, insomma, a nostro avviso. E per chiudere, che cosa vi aspettate da questa interrogazione? Diciamo che risposta attendete? Io mi aspetto che il Comune si sia già in qualche modo attivato per costituire un piano del verde, ma un piano del verde che sia normato, che sia chiaro, che non abbia delle lacune e che possa favorire appunto la partenza di questa iniziativa in un modo lineare, pianificato, cosa che finora è venuta a mancare. Grazie a Monica Casciaro per quanto riguarda questo argomento. Salutiamo la consigliera comunale di Siena Sostenibile. Buona giornata. Grazie mille a voi e buona giornata. Il saluto alla nostra ospite, mentre un altro ospite sta per arrivare. Non abbiamo ancora bene capito chi sarà, ma il previsore di oggi di Meteolam fra pochissimo sarà in diretta con noi e con voi per aggiornarci sulla situazione del tempo per quanto concerne la giornata appunto di questo giovedì. Ed è pronto il collegamento, andiamo al Consorzio Lam. Sì, buongiorno a tutti, aiutiamoci con l'immagine dal satellite, ci mostra c'è uno sgombro da nubi su gran parte del Mediterraneo e le perturbazioni atlantiche si nota come tendano a viaggiare a latitudini più settentrionali. Ancora per oggi parzialmente interessano i settori occidentali dell'Italia centro-settentrionale. Andiamo quindi a vedere le previsioni per oggi, una giornata che inizia con il cielo ancora nuvoloso sulle zone prossime all'Appennino, sulle zone più settentrionali della nostra regione, in mattinata ancora forse qualche piovigine sui rilievi di nord-ovest, quindi su Appennino settentrionale e su Apuane, ma fenomeni veramente di scarso rilievo. Cielo più sgombro da nubi invece sui settori meridionali. Nella seconda parte della giornata le schiarite tenderanno a divenire più ampie, cielo per lo più poco nuvoloso, per transito di velature con venti deboli e mari poco mossi. Le temperature già oggi nei valori massimi tenderanno a salire di qualche grado, massime fino a 20-21 gradi. Nella giornata di domani, prevalenza di bel tempo già in mattinata, con cielo per lo più sereno e poco nuvoloso. Nel pomeriggio non sono attese grosse variazioni, qualche velatura in transito, ma niente di particolare. Venti deboli meridionali, mari poco mossi, temperature che continuano a salire, massime fino a 23-24 gradi, quindi valori superiori alle medie di questa prima decada di aprile.
Abbiamo già sentito che c'è un po' di preoccupazione a livello nazionale per quanto riguarda queste temperature così rapidamente salite fino a 24 gradi. Sì, no, la preoccupazione secondo me riguarda più che altro la tendenza del riscaldamento del nostro pianeta che in questi ultimi 2 anni sembra aver subito un'impennata. Per quanto riguarda il caldo anomalo, sì, è decisamente anomalo in questa parte dell'anno, però non sono valori che possano creare disagio, il disagio probabilmente verrà più avanti nel corso dei prossimi mesi, ma per ora siamo in aprile, massime che potranno arrivare a 27-28 gradi non creano disagio per le persone, ora in campo agricolo non so quali problemi possono creare, ma insomma i disagi legati alle alte temperature riguardano soprattutto i mesi da maggio in poi, ecco, non direi ancora, è un pochino presto, via. Ovviamente, sì, non allarmiamo chi ci ascolta prima del dovuto e quindi teniamo la situazione sotto controllo. Domani facciamo il riepilogo della settimana con ovviamente le indicazioni per il weekend. Intanto buona giornata. Un saluto a tutti. E noi torniamo alle prime pagine dei quotidiani nazionali con la nostra rassegna stampa che prosegue. Eravamo arrivati a Repubblica, passiamo velocemente alla Stampa con il titolo Allarme di Nobel Scienziati, il governo uccide la sanità. Da Parisi a Mantovani stiamo tornando indietro, servono standard europei, il bando del Piemonte per i gettonisti sulla guardia medica, 720 euro a turno. L'arma della fame, la strategia di Israele per piegare la resistenza di Hamas, in questo caso la fotonotizia, e poi ancora quei ragazzi da trincea in guerra già a 25 anni, in questo caso ovviamente non può mancare la notizia della guerra tra Ucraina e Russia, se Francesco sceglie dichiarazioni irrituali per dare alla Chiesa un volto più umano, la riflessione sul Vaticano. Andiamo al Messaggero con il titolo Giustizia, piano svuota carceri, l'esecutivo lavora ad intese con gli stati africani per il trasferimento dei detenuti stranieri. Si segue il modello Romania, Mattarella va in Costa d'Avorio, collaborazione più stretta con l'Unione Europea. L'anniversario è 75 anni della NATO, ricordano a tutti la difesa della pace. E poi bocciata la mozione di sfiducia a Salvini, oggi voto su Santanchè, Italia Viva sta con il governo. La Confindustria incorona Orsini, in extremis arriva il ritiro di Garrone e quindi c'è questa novità, l'annuncio del passo indietro per quanto riguarda Garrone e la novità Orsini per quanto concerne appunto Confindustria. NCC, nuove regole, potrà crescere la flotta con trasporti, pronti 3 decreti per sbloccare le piattaforme nelle app, vetture nere e taxi. In questo caso si parla di taxi, della mossa del governo, più autorizzazioni e più vetture in circolazione. A proposito di vetture, aiuti a 13.500 euro incentivi, il bonus solo se non si vende l'auto per un anno. Libero nell'apertura, io con l'Ucraina per guidare l'Unione Europea, la Lega c'è, intervista a Matteo Salvini, il ministro dice chi mi attacca ha conosciuto Putin meglio di me, non mi sento di destra, con Meloni ci siamo conosciuti stando al governo, pronto un nuovo libro. E poi le liste del PD con un PD che imbarca di tutto, secondo Libero, ma perfino Salis dice di no. Boschi e la stretta sui giornalisti in TV fanno politica, la proposta di Italia Viva. Bici condivise usate una volta al giorno, la resa a Milano, in questo caso un sistema che evidentemente non ha funzionato. Orsini vince la sfida per Confindustria, si ritira Garrone, l'unico rivale. Il Fatto Quotidiano nel titolo più importante, Kiev collassa ma la NATO batte cassa, soldi e armi per 5 anni, i generali ucraini, difese antirussia vicine al crollo, disfatta imminente, lo dice al punto il Fatto Quotidiano. Per poi parlare della politica con il PD che butta Salis nel tritacarne, poi non la candida. E ancora in merito a Santanchè, la russa, il genero piazzato alla villa di Monza, in questo caso appunto l'affair Alberoni, così definito. Il Manifesto è emblematico, il titolo nuoce gravemente, insomma avete capito che si parla della salute, sanità pubblica in questo caso nell'apertura, sanità pubblica con i giorni contati, smentita la narrazione meloniana, il governo stanzia meno della metà dei fondi di Germania e Francia, 14 scienziati alla Premier, tra 25 anni 2 cittadini su 5 avranno più di 65 anni e il sistema non sarà in grado di assisterli. Poi velocemente Avvenire,
per il titolo Più Europa, meno armi. In Italia cresce la protesta contro lo svuotamento della legge che regola l'export militare. La NATO compie 75 anni e si divide sul piano da 100 miliardi a favore dell'Ucraina. Taiwan trema ma non tracolla, strage evitata grazie alle misure preventive. E ancora il Sole 24 Ore, così siamo a chiudere la rassegna stampa. Eurozona, inflazione infrenata, tassi e mercati. L'indice dei prezzi cala nel mese di marzo, oltre le attese degli analisti. In discesa anche l'inflazione. Per quanto riguarda Powell della Fed, dice servono altre prove sullo stop dei prezzi prima di ridurre i tassi. E poi Giorgetti, DEF senza manovra, basta con i crediti d'imposta. Un'altra foto incredibile del terremoto a Taiwan con gli effetti del sisma e con i palazzi inclinati. Confindustria, Garrone ritira la candidatura, Orsini verso la presidenza. L'ultima notizia prima della pubblicità, il Corriere dello Sport, ma più senza, si parla della Champions, della Juve che passa dai gol di Vlahovic. E per De Rossi e Tudor, strane cose, meno due al derby della capitale, i protagonisti sono i tecnici. La Mandragata, Coppa Italia, semifinale d'andata, Atalanta KO 1-0 con la vittoria della Fiorentina grazie a Mandragora. Siamo già pronti per un altro collegamento, ma prima i consigli della regia. Un altro ospite che ci viene a trovare a Buongiorno Siena. Questa mattina salutiamo l'antropologo dell'Università di Siena, Stefano Ricci. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, eccoci qua in diretta per parlare di un evento organizzato da Stefano Ricci, un evento che riguarda la giornata di sabato ad Abbadia Isola, lo spettacolo Le quattro stagioni della storia dell'uomo. Vediamo anche la locandina. Di che cosa si tratta? Beh, si tratta di una forma nuova di linguaggio che abbiamo provato mescolando parole e musica. Io racconto quelli che sono per me i quattro momenti più importanti della storia dell'uomo, il nostro modo di essere tra la specie e il nostro modo di essere con la natura, alternati e cadenzati dalla, essendo questi poi momenti solenni, alternati alla musica solenne dei quattro movimenti delle quattro stagioni, con un quartetto d'archi. Quindi non la saprei nemmeno definire come, diciamo, come tipo di spettacolo. Abbiamo provato questa forma nuova di linguaggio che ci ha dato molta soddisfazione, perché è la seconda replica, quindi è la terza volta che facciamo lo spettacolo. È talmente originale che merita davvero l'attenzione da parte di tutti. Abbiamo detto la giornata, quella di sabato, la location alla Badia Isola, appunto, noi vediamo ancora la locandina, e si vanno a caratterizzare i quattro momenti dell'evoluzione dell'uomo. Possiamo cercare di riassumerli per chi ci segue, così magari facciamo anche un po' un excursus storico di quella che è, come dire, la nostra evoluzione. Sì, partiamo dai primissimi rappresentanti che hanno, diciamo, iniziato quel processo di ominazione che poi ha portato a noi, come gli australopiteci, quelli che conosciamo. Appena ci siamo messi su due gambe e abbiamo cominciato a deambulare in maniera appunto bipede, questa sarebbe la nostra primavera, insomma, con i primi strumenti. Con l'estate, che secondo me è rappresentata dai nostri primi rappresentanti come specie, cioè Homo sapiens arrivati in Europa, che hanno dato veramente il meglio con una pulsione vitale incredibile. Si è inceppato qualche cosa, secondo me, con l'avvento dell'agricoltura, che rappresenta appunto l'autunno, e poi purtroppo l'inverno, che anche se a me è una stagione molto cara, però è sempre, insomma, associata a momenti un pochino più bui, più tristi, non può che essere rappresentata con i giorni nostri, con tutti i problemi che vediamo anche sfogliando i giornali, come hai fatto te prima. Assolutamente sì, un'evoluzione che regredisce, quindi. No, l'evoluzione non regredisce mai. Tutti gli animali sono tutti evoluti in una maniera o nell'altra, non è una questione di regredire, è una questione di cambiamenti, e questi cambiamenti, se non sono favorevoli, non portano, il DNA funziona come una specie di azienda, per cui conta più il numero di repliche, diciamo, che appunto repliche che si sono prodotte.
E ci sono tutta una serie di fattori che racconterò, come la farmacologia, e insomma noi viviamo una vita agevole, con molte comodità, e però ci sono un sacco di problemi, siamo in tanti sul pianeta, e non è proprio una questione di regressione dal punto di vista evolutivo, è che la nostra cultura, e questo diciamo è un po' il punto dell'ultimo movimento, dell'inverno, la nostra cultura sta un po' forzando, ecco, in questo senso si sta un po' forzando i processi evolutivi e quindi ci stiamo scontrando con tutta una serie di problematiche che sono a partire dall'ambiente e, come si è visto prima, dal clima. Torniamo all'evento di sabato. Come si incastra, diciamo così, il racconto di Stefano Ricci dentro le immagini e la musica di Vivaldi, Le quattro stagioni? Diciamo che questa è stata una scommessa con l'assessore alla cultura, il professor Marco Valenti, perché io venivo già da un'esperienza di parole e musica di Bright dell'anno scorso. Abbiamo fatto questa scelta, insomma, di raccontare questi momenti solenni, e diciamo che è stata anche un po' una sorpresa anche per noi, perché io ero molto preoccupato, non ho problemi a parlare, anzi mi si deve abbattere a volte per stare per tacere, ma avevo paura di associare delle, sono le mie parole, anche se parlo di momenti solenni, a una musica meravigliosa come quella delle quattro stagioni. E devo dire che la prima occasione ci siamo ritrovati con il doppio del pubblico che poteva essere ospitato, quindi dal fare poi una seconda replica, anche nella seconda replica siamo andati al di là delle aspettative, ci sarà stato anche un passaparola, per cui abbiamo fatto questa terza replica e veramente invito tutti a quelli che si sono incuriositi o vogliono venire, perché sono rimasti anche questa volta alcuni posti, non dico molti, ma insomma invito a chi non è venuto a venire. Beh, la presentazione è già affascinante di suo, quindi complimenti a Stefano Ricci e ricordiamo a Badia Isola, Sala Aldebrando, per quanto riguarda questo evento sabato, evento collegato alle immagini e alla musica con il racconto dell'evoluzione dell'uomo. Grazie ancora e complimenti. Grazie a voi. Arrivederci. Il saluto a Stefano Ricci, che ci ha parlato di questo appuntamento, mentre noi abbiamo l'appuntamento con le notizie, quindi dobbiamo proseguire con la rassegna stampa. Diamo un'occhiata all'ANSA per capire se ci sono delle novità di ultima ora, e ovviamente la notizia più fresca, più recente, quella che riguarda il terremoto di magnitudo 6.0 nel nord-est del Giappone, e poi invece la notizia delle 5.23, gli Stati Uniti che distruggono un missile e anche i droni degli UTI lanciati contro la nave, e per quanto riguarda ovviamente i lanci di agenzia, molti purtroppo causati dalla guerra, e quindi ci sono aggiornamenti sul conflitto. Ma c'è anche questa news della maxi frode ai danni dell'Unione Europea sul PNRR, 23 misure cautelari scoperta dalle fiamme gialle di Venezia, dalla Guardia di Finanza, appunto questa frode. La Guardia di Finanza ha eseguito misure cautelari su richieste della Procura Europea e sequestri preventivi per oltre 600 milioni di euro. State sicuri che in questa giornata se ne parlerà molto di questa news, mentre per quanto riguarda il sito di Radio Siena TV, queste le notizie con l'Associazione Autismo Siena, gli artisti in blu, la mostra al Consiglio regionale della Toscana, ecco come è nato il progetto. Poi l'ex Whirlpool, sul nuovo futuro incombe l'ombra dell'immobile, affitto o vendita, questo è l'interrogativo, con la nuova era di Beko che è appena iniziata. Furti nelle case a Monteroni d'Arbia grazie alle telecamere individuati i malviventi, e per i tulipani di Laura hanno trasformato Ashan in un pezzo di Olanda, e quindi anche questa è una notizia, anche questa è una novità. E a proposito di notizie, prima di andare in pubblicità abbiamo la rubrica quotidiana della notizia del giorno in 100 secondi. Oggi Simona Sassetti con noi. Thank you.
Si intitola Siena The Rise of Painting 1300-1350, la mostra che si svolgerà prima al Metropolitan Museum di New York dal 7 ottobre al 26 gennaio 2025 e poi alla National Gallery di Londra dall'8 marzo 2025 al 22 giugno 2025, che rappresenta la prima grande esposizione completa sull'arte senese del 300 fuori dall'Italia. Un'opportunità accolta ma con qualche riserva da parte del direttore della Pinacoteca Nazionale di Siena, Axel Méry, che ha deciso di concedere l'annunciazione di Ambrogio Lorenzetti del 1344, un capolavoro che si distingue per il suo stile artistico unico e il suo uso del colore, la sua affascinante storia, che rimane anche una fonte di ispirazione e ammirazione per gli amanti dell'arte in tutto il mondo. Le richieste di opere da prestare dalla Pinacoteca per questa mostra erano diverse, ma il direttore Méry ha concesso solo il dipinto, come ha spiegato ai nostri microfoni di Lorenzetti, perché rappresenti un incentivo per richiamare visitatori e amanti di arte. Beh, fate attenzione ai malintenzionati e soprattutto cercate di evitare le truffe, una raccomandazione che facciamo ogni giorno. Leggiamo questa notizia: Agenzia delle Entrate truffa delle finte mail con richieste di pagamento, ecco come riconoscerle, cosa fare. Le finte mail dell'Agenzia delle Entrate, dilaga appunto questa nuova truffa con richieste di pagamento, continuano le segnalazioni di molti utenti. E poi andiamo invece a concludere la nostra rassegna stampa, parliamo del territorio, prima parliamo a livello regionale di quello che accade purtroppo per la costa toscana, la costa divorata dal mare, la piaga dell'erosione, servono 125 milioni per salvare le spiagge, la situazione è critica. E poi due notizie dell'Interland fiorentino, un tunnel sotto Campi, ecco perché quella notte l'argine non ha tenuto, da Campi Bisenzio invece a Calenzano, i libri salvati dal freddo, così migliaia di volumi hanno sconfitto il fango. Le notizie della Nazione Siena con il titolo principale che riguarda appunto il territorio con gli aggiornamenti, e il tema è la pace in comune. Il sindaco Fabio convoca scienziati e imprenditori, basta liti, Siena vuole chiarezza sul biotecnopolo. E questa è anche la fotonotizia. Poi Festini, nulla la richiesta di processo, il GIP di Genova rimanda gli atti alla procura per il rinvio a giudizio di Piccini e le Iene, serve un decreto del PM. I tesori di Siena pronti a partire, il soprintendente, le nuove opere chieste appunto da Metropolitan e Londra, in questo caso la mostra a New York per un evento a livello culturale e che sicuramente fa piacere perché i tesori di Siena vanno all'estero. Poi punti digitali facili con servizi a portata di click, la doppia inaugurazione e ciò così che torna in piazza la carica dei golosi. Lo stupro a Chianciano, la campionessa di scherma in aula per l'inchiesta della procura. Monticiano, ritocco alla pista, poi il debutto tanto atteso. All'interno, con le nove opere chieste da New York all'esame della sovrintendenza e per il tavolo invece chiesto dal sindaco, biotecnopolo, la città ha bisogno di chiarezza, basta liti, ora il dialogo. Il presunto stupro a Chianciano, campionessa di scherma in aula, nelle storie di giudiziaria si trova questo e altro, anche offese e minacce di botte fanno stalking ai vicini, sono stati condannati, strattona la figlia, 7 mesi al padre. Il caso Rossi, il GIP annulla le richieste, rinvia a giudizio, gli atti vanno alla procura. Aprono i punti digitale facile, servizi pubblici online a portata di click cittadini. Mentre noi ci spostiamo a Monticiano, giusto un ritocco alla pista, domani finalmente cavalli al canape e quindi insomma una voglia matta di sfide per quanto riguarda le corse dei cavalli. Il premio Celli Gigli, giornalismo show sul palco del Teatro dei Rozzi, i protagonisti. E invece protagonisti di queste notizie sono coloro che abitano in Valdelsa, la paura degli affitti che colpisce Colle, ci sono 500 appartamenti vuoti. Da questo dato a scuola, disabili in cattedra, 300 studenti a lezione di inclusione, siamo a Poggibonsi, poi Radicondoli, elezioni, il rebus, Giordano per ora corre in solitaria ma Guarguaglini e Moda fremono. Altre notizie, il futuro di San Casciano, i miei progetti e le risorse per una comunità
ambientale, lo dice Agnese Carletti, il sindaco di San Casciano dei Bagni. Poi Vinitaly, eccellenze senesi, 63 produttori del Brunello che vanno a Verona. Per lo sport, in primo piano il calcio, come al solito, con la Robur che sogna il gran finale al Franchi, l'assessore Lorè, massimo impegno dunque per l'ultima partita casalinga dei bianconeri che potrebbe disputarsi al Rastrello. Stosa si gioca l'intera stagione e qui parliamo di basket, rossoblù a caccia del riscatto dopo 3 KO di fila. San Giobbe, trasferta decisiva sul parquet di Roma. E per quanto riguarda invece il Corriere di Siena, Fabio, onore per Siena, il sindaco parla delle mostre a New York e Londra, mentre la Grande Mela si prepara a ospitare i bronzi del 400. Robur pensa ad essere forte anche in Serie D, questo è il titolo che troveremo poi come approfondimento all'interno sul calcio. Inaugurati punti di digitale facile e per quanto riguarda il caso Rossi, le carte di Piccini tornano ai magistrati. Poi progressi sulla linea per Poggi Bonzi e Empoli, con la consigliera regionale Paris che parla di trasporto ferroviario. E ancora a Badia San Salvatore, in Piazza Repubblica, via i lavori per la voragine Sciardana. E qui è il tema dei fantini, ho contatti, vediamo cosa succede, a parlare il fantino Mula. Il sindaco Fabio, con queste mostre forte impatto sul territorio, momento favorevole dunque per la cultura senese. Poi smart working non può finire qui, lo dice la CGL, modalità non colta a sufficienza da utilizzare ancora nel senese, adottato da molte realtà. In questo caso lo smart working è il tema di questa pagina. Andiamo avanti, digitale facile aiuta i cittadini, inaugurati dagli assessori Papi e Giordano, 2 punti che favoriranno l'accesso ai servizi informatici. Il processo a Genova, gli atti rinviati in mano ai magistrati per quanto riguarda la morte di David Rossi, la vicenda ancora con il collegamento alla commissione d'inchiesta sul regolamento e custodia dei fascicoli. Paris parla di potenziamento della linea Siena-Empoli, l'isolamento avrà fine. Bene così dunque se avverrà questo. Per quanto riguarda pagina 9, si parla di Palio e di Fantini, Sciardana tocca a me, Mula dice i contatti ci sono, ma per farli concretizzare devo far vedere che sono da corsa in provincia. Un'altra pagina, un'altra notizia, in questo caso non una bella notizia, un frigo nel Bosco del Chianti è stato abbandonato vicino a Castelnuovo Berardenga. Poi caos treni, pendolari infuriati, la protesta insomma è arrivata anche alla nostra emittente con l'intervista che abbiamo fatto l'altra mattina a Buongiorno Siena. Si parla nel Corriere della provincia di Siena, di Poggi Bonzi, municipale, 27.000 controlli, i numeri dell'attività 2023 per quanto riguarda la municipale di Poggi Bonzi. A Badia partono i lavori sulla voragine, l'intervento per realizzare l'ultimo tratto del canale, appunto, e la chiusura dell'area crollata a inizio 2021. Intanto lo sport tiene banco per il calcio di eccellenza, il Siena già proiettato al futuro, società al lavoro per essere protagonista anche nella prossima Serie D. Cronoprogramma serrato da qui al 28 aprile con il definitivo rompete le righe, da domani inizia la prevendita al sottopasso della Lizia per i biglietti appunto e per la sfida all'Audax Rufina. Vediamo le altre notizie sportive, rally della Val d'Orcia, 110 iscritti al via, la manifestazione tra Radicondoli, San Casciano dei Bagni e Sarteano. Dall'automobilismo al volley di Serie A2, ma Villas che si allena al Palaestra e attende di conoscere l'avversario. Bisogno, dice, è un grande gruppo. Complimenti dunque a quello che a livello di pallavolo ha saputo fare la squadra senese. Noi abbiamo concluso e ci ritroviamo domani mattina per l'ultimo appuntamento di questa settimana. Buongiorno Siena termina qui. Saluto Franz in regia, saluto soprattutto voi che ci avete seguito e ovviamente domani alle 7:15 si ricomincia. Buona giornata a tutti.